si rilascia attestato, terza stagione, un podcast di Mara Rechichi dedicato agli insegnanti che rincorrono i corsi di formazione. Benvenuti al quinto episodio di Si rilascia attestato, terza stagione. Nell'episodio di oggi affrontiamo da vicino un tema al quale abbiamo appena accennato nell'episodio numero 3, quando abbiamo parlato dei nuovi scenari per la formazione degli insegnanti, il percorso che io stessa avevo condotto in presenza insieme ad Andrea Piccione, dove avevamo lavorato con i corsisti con la metodologia del design thinking. Ecco, oggi andiamo ad approfondire i temi affrontati nel percorso design thinking per progettare le STEM, che ha l'obiettivo di formare i docenti a progettare attività didattiche innovative basate sulla metodologia design thinking e su metodologie attive come tinkering, making e inquiry-based learning. Per approfondire questa tematica, oggi abbiamo con noi Barbara Baldi, collega FT docente della scuola secondaria dell'IC Santorre di Santa Rosa di Savigliano. Benvenuta Barbara, anzi bentornata anche a te. Ciao Mara, buongiorno a tutti, grazie per avermi invitata. Non potevo mancare a questo nuovo appuntamento con il podcast Si rilascia attestato. Benissimo Barbara, insieme a Barbara ospitiamo oggi la docente corsista Monica Zanello, docente dell'Istituto Comprensivo Lanino di Vercelli. Benvenuta anche a te Monica e grazie per aver accettato l'invito. Buongiorno a tutti e grazie a voi per avermi invitata in questo podcast che tra l'altro per me è un'esperienza del tutto nuova. E grazie Monica. Allora Barbara, cominciamo con le domande. Senti un po', ci puoi presentare il percorso e ci spieghi anche in parole semplici cos'è questo design thinking e perché è importante applicarlo nell'insegnamento delle STEM? Il percorso è stato strutturato in 3 incontri online di 2 ore ciascuno. È stata anche prevista un'activity finale di progettazione di un'attività didattica. In ogni incontro praticamente è stata presentata una metodologia didattica innovativa differente. Ritornando invece a cos'è il design thinking, bisogna premettere che non esiste una definizione unica. Infatti possiamo pensare al design thinking come ad un approccio iterativo, incentrato sull'essere umano, utile per la risoluzione di problemi in modo del tutto innovativo. Il suo scopo è quello di generare idee creative e modelli efficaci, avendo come punto di partenza appunto i bisogni delle persone. Questo approccio è nato e si è sviluppato nel mondo del design e della progettazione industriale. Ora però sta diventando uno degli approcci più utilizzati anche dalle aziende per la loro progettazione e per la loro organizzazione e gestione. Ultimamente si sta affacciando anche nel mondo educativo. A scuola, il design thinking infatti può essere un ottimo supporto alle strategie di apprendimento attivo. Si integra molto bene con la didattica laboratoriale oppure quando si lavora per progetti, soprattutto in modalità cooperativa e anche quando si lavora per problem solving. Implementa lo sviluppo del pensiero critico e creativo, che sono appunto utili per rafforzare le competenze matematico-scientifiche e tecnologiche. Ecco perché direi che è importante applicarlo nell'insegnamento delle STEM. Grazie Barbara, veramente interessante. Adesso andiamo ad incontrare la docente corsista che è qui ospite oggi, Monica Zanello. Monica, chiedo anche a te di presentarti brevemente, benvenuta. Ringrazio nuovamente per il benvenuta e io cosa posso dirvi di me? Io insegno da 5 anni ormai alla secondaria di primo grado Pertini di Vercelli, che come hai detto prima fa parte del comprensivo Lanino. Ho ben 19 classi e circa 400 tra alunne e alunni, perché sono docente di religione cattolica e quindi questa è il mio è la popolazione dei miei alunni. Mi piace molto la tecnologia che utilizzo ovviamente con le mie classi e dal 2021 svolgo la funzione di animatore digitale, funzione che quest'anno mi ha permesso di lavorare anche con i bambini della primaria, in particolare con una classe terza, con cui abbiamo fatto un laboratorio più strutturato, e poi con tutte le quarte e le quinte delle primarie del comprensivo. Ho anche altre 2 passioni, in effetti. La prima si chiama Piera e Wizzy, che sono le mie 2 cagnoline, e ovviamente la più giovane, che è molto più girovaga, è anche dotata di geolocalizzatore collegato con lo smartphone. Ah, bene. L'altra passione è il fai da te, che strizza un particolare occhio un po' al tinkering,
perché mi diverto a creare accessori riutilizzando tessuti e oggetti che trovo in casa, o naturalmente anche integrandoli, certo, con dei materiali di finitura che acquisto appositamente, no? Come ganci, spille, conterie, eccetera. Però queste sono le mie principali passioni, oltre alla famiglia. Grazie Monica per questa presentazione a tutto tondo. Senti un po', qual è stata la motivazione che ti ha spinta a iscriverti al percorso Design Thinking per progettare le STEM? Conoscevi questa metodologia? Io ho ricevuto una segnalazione circa l'organizzazione di questo corso dalla EFT Piemonte, dalla Equipe Formativa Territoriale del Piemonte, con la quale ormai mi formo da anni. E in qualità di animatore digitale ho pensato così di prendervi parte per un arricchimento personale, che è fondamentale, e anche per poter poi essere veicolo di nuove pratiche di promozione delle discipline STEM con i docenti, le alunne e gli alunni del comprensivo. Posto che ogni corso è un percorso che solo formalmente termina con il famoso rilascio dell'attestato, ma che nell'atto pratico ogni corso diventa occasione di personalizzazione ed espansione trasversale. Conoscevo in effetti alcune delle pratiche che ci hanno proposto durante il corso, ma sinceramente non avevo mai partecipato a formazioni connotate come design thinking. Nell'ambito della didattica non mi era mai successo, ecco. Bene, benissimo. Scusate, si possono avere le slide? Barbara, le avete date le slide? Certo, Mara, che le abbiamo date le slide. Sono state caricate sulla piattaforma Moodle collegata al percorso, appunto presente sul portale di Scuola Futura. Ottimo. Senti Barbara, ancora una domanda. Avete inserito nel percorso le metodologie del tinkering, del making e dell'inquire-based learning, l'IBL cosiddetto. Come avete fatto a integrarle con il design thinking? In questo percorso il design thinking è stato utilizzato come una metametodologia, cioè come strumento per progettare le attività didattiche, utilizzando tre differenti tipi di metodologie innovative: il tinkering, appunto, come hai detto tu prima, il making e l'inquiry based learning, o anche detto IBL. I principi del design thinking possono essere di aiuto per lavorare in gruppo tra colleghi e per progettare, ad esempio, attività da proporre agli studenti. Le fasi che caratterizzano il design thinking invece possono essere proposte direttamente agli studenti, perché bene si adattano a tutte le metodologie didattiche che prevedono la definizione di un problema e la ricerca di una soluzione, il confronto di idee all'interno del gruppo, la realizzazione di un modello, il suo collaudo e anche naturalmente il suo miglioramento, e infine la riflessione sull'attività svolta. Bene, grazie Barbara per questa prospettiva che ci hai dato e questa spiegazione così dettagliata, grazie. Torniamo a Monica. Senti Monica, cosa hai trovato più utile e interessante in questo percorso formativo? Hai già avuto modo di mettere in pratica nel tuo lavoro quanto appreso nel corso? Allora, io ho sicuramente potuto scoprire il concetto e l'applicazione del design thinking applicato alla didattica, che precedentemente non avevo mai incontrato in quest'ambito, appunto. Ho trovato interessante soprattutto la possibilità di addivenire attraverso questo approccio a soluzioni più innovative anche nel settore didattico, promuovendo oltretutto la partecipazione attiva degli utenti nel processo di design, che è molto importante, visto che questo processo pone la persona al centro di ogni, scusate la ripetizione, processo progettuale. Inoltre è decisamente stimolante e produttivo il lavoro in squadra, a me piace molto, perché permette di sfruttare una vasta gamma di competenze e prospettive. Per ora però ho solo parzialmente potuto mettere in pratica quanto appreso durante questo corso, anche se in effetti nelle mie attività didattiche e laboratoriali miro sempre a sviluppare tanto il lavoro di squadra quanto il pensiero critico, creativo e divergente degli studenti, e anche il confronto e la collaborazione con gli altri docenti, perché penso che questo sia significativo per un sapere trasversale che possa sviluppare competenze, definiamole elastiche, quindi non incernierate in una singola materia. Quindi non staticità, ma dinamicità. Grazie. Torniamo ancora a un'altra domanda per Barbara. Senti Barbara, quali sono i benefici per gli studenti di un approccio didattico basato sul design thinking e sulle metodologie attive? Diciamo che in ambito educativo il design thinking contribuisce a sviluppare l'empatia degli studenti e migliora gli atteggiamenti inclusivi e il lavoro di squadra. Il design thinking mette le persone al centro, perché è proprio dai bisogni delle persone che si deve partire. Permette di essere altamente creativi, perché ogni problema va osservato da diversi punti di vista. Dà anche la possibilità di mettersi subito all'opera.
limita i confronti verbali, che devono essere brevi perché è meglio pensare con le mani e gestire i tempi in modo funzionale. Infine, un approccio didattico basato sul design thinking o su qualunque altra metodologia didattica attiva permette di capire, creare, collaborare, insegna che dai propri errori si può imparare e che questi servono per migliorare, ma soprattutto utilizzare metodologie didattiche innovative dà la possibilità agli studenti di sperimentare che a scuola ci si può anche divertire. E perché no? Non è mica male, direi. È bellissimo divertirsi e imparare divertendosi. Monica, allora, in che modo questo percorso formativo invece ha influenzato il tuo modo di insegnare le STEM? Lo ha fatto? Sicuramente lo ha fatto, ma lo farà in particolare per l'anno a venire, perché questo approccio metodologico favorisce di sicuro la creazione di soluzioni più innovative orientate alla persona, e perciò è una nuova e sfidante pratica di progettazione delle attività didattiche stesse, soprattutto in un'ottica inclusiva che è molto importante. Dal mio punto di vista è interessante il punto di partenza, che consiste nella comprensione dei bisogni dell'utente e nella cui individuazione però è coinvolto l'utente stesso, e questo è molto importante e sfidante, così come sono stimolanti anche le altre fasi del progetto, del processo, scusate, di design thinking, che è sempre aperta a nuove soluzioni e strategie in un continuo feedback che, seppur volto alla riduzione del rischio di fallimento, conduce anche alla fase di realizzazione di un prototipo. Credo che quest'ultima sia davvero una caratteristica particolarmente significativa dell'approccio del design thinking, perché concretizzando i saperi li rende più accessibili e significativi. E tutto ciò calza a pennello con l'approccio STEM, che non è solo intessuto di discipline vaste e pervasive, ma che anche non può che nutrirsi, oltre che di teoria, anche dell'apertura possibile a aggiustamenti di tiro, anche connessa all'evoluzione tecnologica stessa, e poi deve anche mostrare la sua effettiva concretezza. Bella, bellissima prospettiva. Grazie, Monica. Allora, andiamo, Barbara, ti faccio un'ultima domanda. Hai qualche consiglio per i docenti che desiderano approfondire la conoscenza del design thinking e delle metodologie attive? Cosa gli diresti? Beh, ai docenti che desiderano approfondire la conoscenza del design thinking, suggerisco di cercare in rete. Infatti è possibile trovare parecchio materiale sul design thinking, però è, diciamo, più in ambito generale. È più difficile trovare materiale su design thinking adattato al mondo scuola, ma non è impossibile. Inoltre, si può pensare di partire da ciò che si trova già in rete per il mondo aziendale e adattarlo alla didattica o alla progettazione. Per quanto riguarda invece le metodologie attive, consiglio di leggere il documento ministeriale Linee guida per le discipline STEM del 24 ottobre del 2023, che per me rappresenta una fonte di ispirazione, e di rimando anche ad altri documenti europei. Inoltre consiglio di seguire i percorsi che si trovano su Scuola Futura, sia quelli organizzati dall'equipe che quelli organizzati dai poli formativi. Bene, mi sembrano degli ottimi consigli. Allora, ultima domanda per Monica. Monica, cosa consiglieresti tu invece ai colleghi che stanno pensando di iscriversi ad un corso come questo? Ma io, guarda, li esorterei a tenere in viva considerazione la loro ipotesi di iscrizione, perché è sicuramente una preziosa e succulenta occasione di crescita professionale, ma anche umana, dato che offre un approccio innovativo per affrontare, come abbiamo detto prima, le sfide educative, mettendo al centro la creatività, la collaborazione, la risoluzione pratica dei problemi e soprattutto la persona. Il design thinking è un processo dinamico e iterativo che consente di sviluppare proprio queste competenze fondamentali per coinvolgere gli studenti in modo più attivo e partecipativo, progettando esperienze di apprendimento creativo e significativo che stimolano la curiosità e l'innovazione e rispondono al meglio alle diverse esigenze e stili di apprendimento dei ragazzi. Inoltre, penso che fornisca strumenti pratici per affrontare situazioni complesse in aula, favorendo il loro lavoro in gruppo e l'empatia. Tutto ciò può portare a migliorare la qualità dell'insegnamento, ma perché no, anche la propria soddisfazione professionale, cosa da non trascurare, e ciò ci potrebbe rendere soprattutto anche più flessibili e aperti al cambiamento. Scusate, si possono avere le slide? Ancora, oggi non abbiamo slide da dare, ecco. Allora, grazie per i vostri interventi. A questo punto domanda di rito per Barbara: quanti attestati rilascerete? Naturalmente a tutti coloro che hanno concluso il percorso formativo.
mi sembra un'ottima conclusione e anche un'ottima risposta. Benissimo, a questo punto ringraziamo e salutiamo Barbara Baldi e Monica Zanello per essere state con noi. Con loro oggi abbiamo capito che il design thinking è una metodologia che viene dal mondo aziendale ma che può essere trasposta al mondo didattico e con le STEM va veramente molto molto d'accordo. A questo punto io vi saluto e vi ringrazio per essere stati qui con me ospiti di questo episodio. Grazie Mara, ti ringrazio e saluto tutti gli ascoltatori e ci tengo anche a ringraziare Monica per aver partecipato. Anch'io saluto tutti quanti direttamente dall'aula STEM del nostro plesso e ringrazio sia Mara per questa occasione di partecipare a un podcast e sia Barbara per tutto quello che ci è stato detto e suggerito durante il corso e spero anche che ne verranno organizzati altri a cui volentieri parteciperò. Grazie per noi, appuntamento al prossimo episodio, ricordatevi di seguirci sulla pagina Facebook e sul canale Telegram di Si Rilascia Attestato, a risentirci. Si Rilascia Attestato, il podcast di Mara Rechichi dedicato agli insegnanti che rincorrono i corsi di formazione. Ospiti della puntata Barbara Baldi e Monica Zanello. Avvertenza: questo podcast non rilascia attestati di partecipazione.